L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Someday. Alba Parietti, buongiorno. Buongiorno. Di nuovo, ti devo leggere un paio di messaggi. Ah. Allora, c'è Diego che scrive, ti chiede di che parla il libro. Allora, di che parla il libro? Beh, sì. Sei l'unico che non lo sa. Diego, sei l'unico che non lo sa. Allora, Diego? Sì. Allora, Diego, è una saga familiare, che poi la famiglia è la mia, è una saga familiare attraverso il Novecento, sì. Partendo dalla storia di mio padre, antifascista, unico a non indossare la divisa da balilla, e le sue battaglie antifasciste e durante la Resistenza, e a Torino dove stampava manifesti, insomma tutta la ricostruzione storica molto dettagliata, perché per fare questa ricostruzione io sono andata nei luoghi dove mio padre ha combattuto, compreso Perletto, dove morì tutta la formazione, compreso il capitano Tino. E fu una delle due CD di Perletto, uh-huh. Dove morirono tra l'altro 13 ragazze a cui non si poté neanche dare sepoltura, fu un agguato. Oh, mamma mia. E quindi questo è uno dei racconti. Mio padre è stato l'unico superstite sostanzialmente in quell'occasione, perché era stato mandato in avanscoperta dal capitano Tino, quindi per non insospettire gli altri non uccisero lui, e fu l'unico a riuscire a superare il paese e tutto ciò che riguarda poi la Resistenza, e fino ad arrivare a Torino, dove lui ha fondato insieme ad altri Convitto della Rinascita, ha conosciuto mia madre, che era di una famiglia borghese filomonarchica, perché vivevano con i Savoia, che peraltro erano altrettanto antifascisti. Ritrovando i diari di mia madre, che ha scritto per 70 anni, devo dire in una maniera egregia, meravigliosa, sono riuscita a ricostruire tutta la Seconda Guerra Mondiale, ma vista da una bambina, e tra l'altro scrivendo molto bene, è anche molto bello ciò che racconta, vita di palazzo piuttosto che tragedie della guerra che hanno investito tutti, il ritorno dalla guerra dove purtroppo mia madre e mio zio soprattutto si è ammalato gravemente di schizofrenia, sì. Ed è stato ricoverato per tutta la vita al manicomio di Collegno, e ritrovando i suoi diari sono riuscita a scoprire che quello che mi era sembrato un'ameba, e perché veniva mandata a casa una volta all'anno con gli elettroshocker, in realtà un meraviglioso filosofo che avrebbe potuto essere uno che poteva dare tantissimo alla filosofia, alla letteratura, e purtroppo invece ha vissuto una vita infame e terribile, e grazie a mio padre invece mia madre si è salvata, perché mia madre ha una grave forma patologica simile a quella del fratello ma più controllata, e quindi poi risolta da lei stessa negli anni per sua stessa confessione su questi diari, la mia infanzia che in questo senso non è stata facile, ma con una famiglia e due genitori meravigliosi, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui racconto anche in parte della mia carriera, pochissimo dei miei amori. E qui ti tocca leggere il libro, perché esatto. Sennò vi stordisco. Però francamente questo libro ha avuto delle critiche insospettabilmente belle, inaspettate, perché io non mi aspettavo di essere paragonata a Pavese o a Fenoglio. Mm-hmm. Tra l'altro stasera la presentazione, vi voglio dire, che ci sarà. Bene. Manuela Moreno, che farà la relatrice, giornalista del TG2, mia grande amica, che ieri sera era emozionatissima nel prepararsi insieme a me. Franco Pini, che oltre ad essere mio ex marito è un grande attore di teatro, che leggerà alcuni passi soprattutto dei diari di Aldo, che era appunto mio zio. Mm-hmm. Teresa Marchesi, che interverrà come giornalista, Paola Ferrari e molti altri personaggi, tra l'altro del giornalismo e dello spettacolo, ma soprattutto spero ci sarete tutti voi, perché certo. Questo è un libro che io ho fatto perché ci fosse una memoria collettiva, perché poteva servire alla memoria collettiva, è partito chiaramente come un bisogno di recuperare dei ricordi importanti come ognuno ha della propria famiglia, ma nello scriverlo mi sono resa conto che poteva essere una ricostruzione storica, siccome molto dettagliata e molto accurata, grazie a questi diari che mia madre mi ha lasciato, che sono stati il suo grande regalo. E soprattutto è il motivo per cui si intitola Da qui non se ne va nessuno, perché in pratica io ho scritto questo libro con la collaborazione e senza i diari di mia madre, di mio zio, non avrei potuto scriverlo, e stiamo parlando di persone decedute, per cui è stata una esperienza molto 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 intensa.
L'abbiamo, noi l'abbiamo vissuta con te, insomma, che ci sentiamo dai mesi precedenti l'uscita, immediatamente precedenti l'uscita, e quindi è stata sicuramente emozionante. Ecco, sì, poi emozionante leggendo il libro. Soprattutto perché, ripeto, al di là di tutto hai quasi la certezza che dall'altra parte della vita ci sia qualcos'altro che agisce e ti sta vicino. Certo. Anche, per esempio, stamattina mi sono svegliata di pessimo umore per una serie di motivi, insomma, che riguardano, insomma, certe discriminazioni che vivo tutt'oggi ancora in modo assolutamente cosciente, nel senso che purtroppo so che sono una persona diversa da molte persone nel mondo dello spettacolo, non mi sono mai adeguata a un certo tipo di ipocrisia, ho cercato di mantenere per quanto possibile la mia totale indipendenza e libertà, e questo è un prezzo altissimo che si paga. E ogni volta che io sono dispiaciuta, sola, eccetera, eccetera, è come se mia madre mi mandasse un piccolo regalo, e anche questa mattina me l'ha fatto, no? Straordinario questo, beh, io credo, credo come te, ma tipo, no, sono curioso di sapere quali allora, sono le discriminazioni. Un esempio, sì, la mattina ero molto dispiaciuta perché, insomma, le solite storie, vabbè, Rai 1 ancora oggi, nonostante Vespa, devo dire, mi abbia evoluta, ripresa fortemente, perché Vespa poi ha probabilmente una forma, insomma, ancora... la situazione per me su Rai 1, e non capisco francamente perché, non so neanche con chi prendermela, perché al di là del fatto che si sa che c'è questo veto, io francamente lo trovo strano, ma non solo strano, ma qualcosa di profondamente ingiusto, perché io, insomma, sono una che ha sempre fatto il suo lavoro bene, amata dalle maestranze, dai colleghi, porto risultati, costo pochissimo rispetto oramai a quello che produco, e come dire, capisco che non può far pena uno che fa spettacolo, perché fa pena un operaio, fa pena un impiegato, fa pena una che fa la cameriera che non riesce a lavorare, per cui figuriamoci se penso di poter far pena a qualcuno, però insomma il lavoro è l'identità. No, ma non c'è dubbio, poi non è non dipende dalla categoria, insomma, c'è chi è fatto per fare una cosa e chi è fatto per fare un'altra. Io amo il mio lavoro, mi ci ritrovo, è un fatto di identità forte, questa forma discriminatoria sostanzialmente che non capisco da che parte venga e mi lascia sempre molto perplessa, perché come me credo ci siano nella stessa situazione tante persone che hanno diritto di lavorare perché portano risultati, perché servono a un'azienda. È la meritocrazia, era sempre quella. Meritocrazia, e soprattutto a volte, molto spesso, ve lo dico pure come personaggio del mondo dello spettacolo, è forse privilegiato che non ha il problema economico di arrivare alla fine del mese, però sicuramente la sensazione è che questo sia ancora un paese dove vince chi usa... bene, i meccanismi che sono quelli che io ho sempre rifiutato, cioè di leccare, scusate, il culo ai potenti, di schierarsi e di dire sempre le cose che convengono, di essere personaggio comodo e anche abbastanza banale, perché tutto sommato questo non ti mette mai a rischio di nulla, non prendere mai posizioni, insomma si fa una grande fatica, per cui ci sono delle mattine, oggi era una di quelle giornate, uno di quei giorni che appunto... E ieri tra l'altro sarebbe stato l'80° compleanno di mia madre, qui là, insomma, era successo un piccolo inconveniente, la puntata di Porta a Porta avrebbe dovuto andare in onda domani sera, ti faccio questo esempio, e io domani sera avevo, e ci tenevo tantissimo a essere anche da Maurizio Mannoni in diretta, ovviamente come potete immaginare non si può essere in onda due volte Difficile. In contemporanea, anche perché primo vai in concorrenza con te stesso, esatto, e secondo non è proprio giusto per il telespettatore, che se vuole seguire una cosa non ne può seguire un'altra, no? Certo. E quindi la puntata di Mannoni di Linea Notte era stata spostata. Questa mattina mi chiama la redazione Porta a Porta, insomma si ripristina la puntata che andrà in onda questa sera, ripeto, alle ore 11, tra l'altro seguitela perché il tema è interessante, perché si parla di protesi e di queste protesi... Sì, quelle che sono francesi. Francesi, esatto. Di cui io tra l'altro mi ero documentata, su cui mi ero documentata molto bene prima di andare in trasmissione, per cui ho fatto un po' un uno contro tutti con questi medici e anche, devo dire, col ministro della Sanità, che tutto sommato ci stava dicendo che, insomma, nessuno si era accorto della differenza, perché non era una differenza facile da verificare. Io ho parlato col mio chirurgo, di cui mi fido, che è quello, il professor Panettiere di Bologna, che è quello che mi ha rifatto il seno, il quale mi ha detto, ma no, come, non era facile capire che una protesi che costava un decimo di una protesi normale fosse una porcata, no? Allora, ha fatto comodo a tutti, nessuno ne ha preso atto, fino a che non c'è stata la tragedia che c'è stata. Sì. E la tragedia significa che ci sono delle donne che dovranno tornare sotto i ferri, siamo sempre lì, è un fatto estetico, uno dice, vabbè, chi se ne frega? No, chi se ne frega è un accidente, una spende dei soldi che magari ha risparmiato per una vita, anche per un fatto di vanità, voglia di avere un bel seno, si sottopone a 3 ore e mezza di operazione, ma perché deve poi rischiare la vita? Magari anche perché invece semplicemente è stata operata perché magari c'era un tumore a una mammella,
deve sostituire una protesi, esatto. E si ritrova. È una puntata interessante, io ho fatto un bello scontro con questi medici, perché insomma, voglio dire, loro te la raccontano sempre. Sono stati condannati poi, le protesi PIP, ecco. No, le protesi PIP sicuramente sono stati condannati, il fatto è che lo Stato come risarcimento darà a chi lo desidera, mm-hmm. e non a tutti, perché non ti dicono veramente che è pericoloso, la possibilità di essere operata presso la struttura sanitaria nazionale, oppure di riavere il tuo chirurgo, però se il tuo chirurgo è carissimo, supponiamo, loro ti pagano una parte, cosa che io trovo assolutamente ingiusta, perché il chirurgo che ti ha rifilato una protesi schifosa, certo. proprio perché è un chirurgo caro, dovrebbe doppiamente prendersi carico della questione e cercare di salvare la faccia, no? D'accordo. Quindi se il Servizio Sanitario Nazionale dà, supponiamo, 2.000 euro per un'operazione del genere, il signor chirurgo che ha fatto pagare un'operazione a una cliente, una cifra sovradimensionata, e lui peraltro si è intascato anche in anticipo i soldi che non ha speso per una protesi decente, ma gli ha rifilato una schifezza, mm-hmm. non vedo per quale motivo non deve essere penalizzato, no? Stasera alle 23. Alle 23:15, 23:30 5.000 casi in Italia, quindi per quanto riguarda poi 5.000 queste, casi in Italia accertati. Accertati, quindi poi perché immaginate. Per accertarlo bisogna fare una serie di TAC, risonanze, cose varie, soprattutto si deve rompere, queste donne vivono con l'incubo di avere una protesi che si possa rompere a orologeria, e loro hanno voglia a dirti vabbè, voglio vedere se la figlia o la tetta era la loro, no? Se un esplosivo, sì, esatto, mia. Questo è stato uno dei temi, la mala sanità è stato un altro dei temi, e quindi è una puntata secondo me interessante, e invece domani sera Linea Notte, ma ne parliamo domani poi assolutamente con l'ottimo... più calma. E io vi ripeto che questa sera alle 18:30 sì. sarò alle 18, scusami, alle ore 18, 18 io spero l'abbiamo che anche... ce la facciate, perché non è facilissimo, siamo sulla via Appia alla 400, adesso te lo trovo, anche il preciso, Feltrinelli via Appia, comunque da Piazza Re di Roma verso fuori, per ecco, capirci. allora sai, faccio come Voto Antonio, ti ricordi Voto Antonio? Sì. Allora, libreria Feltrinelli, via Eccola. Appia, via Appia, via Appia 18, Nuova 18. 427, eccolo. Allora, vi aspetto, mi raccomando, perché davvero io mi sono un po' preoccupata per Roma, perché... Io ho fatto una presentazione a Torino dove veramente sono stata profeta nella mia patria, e c'erano, a parte il sindaco, 450 persone, degli ex partigiani che mi mm-hmm. piacerebbe avere, perché a Roma ci sono tanti ex partigiani, no? Sì. E mi piacerebbe avere degli ex partigiani, mi emoziona sempre quando... E rinvitiamo ancora una volta, ore 18. Io invito tutti gli ex partigiani che in questo momento sono all'ascolto, figli di ex partigiani, tra l'altro a Barolo d'Alba, dove sarò invece tra due giorni, sì. ci sarà a fare la presentazione la figlia di Fenoglio. Ah però, allora... E quindi ti devo dire, io sono emozionatissima, perché ho avuto la Emanuele De Benedetti a Torino, che come tu sai è una donna di sinistra che scrive divinamente bene, perché... Emmanuel de Villepin è una grande scrittrice, oltre che una cara amica. Evelina Cristellin con Gabriele Ferraris, che è un critico meraviglioso della stampa, che ha fatto paragoni del libro come se fosse un capolavoro. E questa sera Manuela Moreno, che è una grande amica, e tutte le mie amiche romane, insomma, in qualche maniera ci terrei tanto ad avere il pubblico romano non solo di sinistra, non solo ex partigiani, ma la gente che vive e ama la logica, la coerenza, che apprezza la buona fede delle persone, perché io credo che le persone si dividano solo in persone di buona fede, persone per bene e persone non per bene, non esistono partiti che dividano le persone dall'essere comunque coerenti ed essere ragionanti, quindi io vi aspetto veramente con tutto il cuore. Mi dispiace per Marcello, ma non possiamo barellarlo, portarlo in barella? Barellarlo è bellissimo. vediamo che cosa si può fare. Con un letto, così poi diffonde il suo tifo paratifo e tutte le malattie comunque, di cui si è... Cos'ha la febbre? Sì, influenza. Ma sai che ieri sentivo una mia amica, io devo dire mezza Italia, ma il professore per esempio non si ammala mai? Si è ammalato lui, ma si sono ammalati insieme poi. Anche lui? Sì, sono ammalati insieme. Anche il professore? Sì, si è leggermente costipato anche il professor Sgarbi. Non ci posso credere, la malattia si è impossessata del professore e non viceversa? E non viceversa, stavolta ma è io questo. Non ci posso poi credere. No, non lo so, può essere anche viceversa invece.
magari il professore che si è un po' stressato. La malattia dice di aver preso esatto, Sgarbi. Certo, questo è bellissimo. Perché veramente non si sono resi conto, questo povero virus non sa dove è andato a finire. Esatto, in polemica costante con gli anticorpi, immagina che discussioni là dentro. Comunque Alba, appuntamento via Appia Nuova 427 alle ore 18, poi noi saremo qui a raccontarcelo domani alle ore 13. Ecco, io ti faccio il famoso voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, vi aspetto lì. Eccolo. Mi fanno felice, perché io quando vedo un ex partigiano mi commuovo. Lo so. E abbiamo letto, insomma, dal libro anche con Marcello. Poi stasera Porta a Porta 23:15. Noi ci sentiamo domani, Alba. Un bacio. Buon ciao, pranzo, bocca ciao, al lupo ciao. Ovviamente per questo pomeriggio ad Alba Parietti. E noi abbiamo un piccolo break e poi ancora qualche notiziola prima della chiusura e dei saluti.